Ma un evento sicuramente molto, molto importante, molto bello, cioè è la prima volta dopo 42 anni che raggiunge, diciamo, la Serie D, e ci sarà quest'anno fra l'altro il derby col Pergo Crema, quindi è molto bello vedere una città, diciamo, piccola tutto sommato, avere due squadre di calcio di un certo livello. Poi oltretutto la cosa bella è che lavorano molto sull'attività giovanile, hanno una squadra per disabili e quindi diciamo un coinvolgimento sia per l'agonismo di vertice ma anche per la formazione di base, perché i ragazzi possano crescere attraverso l'educazione sportiva.